Cobra non è un serpente. Oggi mi sono vestita tutta pitonata. Sembro un pitone di 300 kg, proprio un pitone dopo aver mangiato una mucca proprio. Ah, un festo spumeggiante, ciao a tutti. Allora, dal titolo avete capito di che cosa stiamo parlando, è un give away, quindi un dare via, vi do via qualche cosa. Solitamente, da quando io ho cominciato a caricare i video, non da subito ovviamente, dopo qualche mese che io ho cominciato a caricare i primi video e il mio canale stava crescendo, ho ricevuto delle proposte di collaborazione da parte di alcuni siti che vendevano prettamente cosmetici o nail art product. Quindi, ma io avendo un canale ancora piccolino, neonato, e non sentendomi per niente forte o incline a fare quelle cose, perché veramente erano pochine, non volevo che cioè si poteva veramente deviare assolutamente il messaggio del ho ricevuto queste cose e lo faccio per le visualizzazioni, non era quello il problema. Quando ho altri mille motivi, ragazzi, non sto qua a spiegarlo. Gentilmente declinato l'invito. Qualche giorno fa, devo dire che la cosa è stata particolarmente fulminea, infatti a questo punto il ritardo è solo ed esclusivamente mio. Ho ricevuto un'email da parte di una di voi, tragicomica, che ha un nick, che se per ricordarmelo io, guardate, che mi ha detto: Ciao, Sir Star, lavoro per tale ditta, produciamo dei cosmetici made in Italy, tutte cose fatte da noi. Ho parlato un pochettino con la titolare, le ho detto c'è questo mondo di YouTube, le ho chiesto se le andava di provare a fare questo, ovviamente è una promozione, appunto, è inutile che ci giriamo tanto attorno. Mi è stato chiesto se avrei voluto, ci ho riflettuto un pochettino, tipo 2 minuti, ho dato un'occhiata prima al sito, visto che si trattava, di che parlavamo, bla 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 bla, e ho accettato. Ho posto una condizione, che è da cafoni, cioè ti voglio regalare una cosa, sì, però a patto che ho chiesto di poter ricevere magari meno prodotti, ma di poterne ricevere o dello stesso prodotto due confezioni, o insomma sia per me che per voi. Ecco, era questa la cosa. Perché per il principio che io ho detto nel giveaway di prima, chi ha un canale riceve qualche cosa. Va bene, io non sono la prima e non sarò neanche l'ultima a ricevere dei prodotti in omaggio, quindi è inutile, ragazzi, non ci prendiamo in giro. Visto che io ho questa fortuna, tra virgolette, di ricevere dei prodotti in omaggio, chiedo qualche cosa pure per voi, li spedisco pure a voi, li do pure a voi. Quindi io lo chiamo giveaway, ma in realtà, visto che quando vengono spediti dei prodotti, poi la ditta si aspetta una review. Io ho detto, bene, mi date dei prodotti se è possibile pure per le ragazze che sono iscritte al mio canale e così la review non la faccio solo io che ho un canale che potrebbe essere, anche se conoscendo, potrebbe essere di parte perché per gentilezza mi è stato regalato un prodotto e quindi per decenza potrei dire cose buone quando effettivamente non ne parlo bene, per una questione di trasparenza li do pure a voi e mi piacerebbe moltissimo che voi mi diceste cosa ne pensate. Mi diciatemi che voi, vabbè, incartamento linguistico. Anyway, quindi come si svolgerà la cosa? Questa volta lo dico a voce. Non è necessario che voi abbiate un canale, non è necessario che voi abbiate un blog, che scriviate in un forum, non è necessario, ma chi l'ha mai detto che voi dovete avere un canale di comunicazione così ampio per recensire un prodotto? Voi stesse quando provate un prodotto dite questo prodotto va bene, questo prodotto va male. Poi ci sono persone come me che hanno un canale, persone come altre che hanno dei blog, ci sono tanti poi modi di comunicazione per dire questo prodotto mi piace, questo prodotto non mi piace, quindi io vi do la possibilità per trasparenza, un attimo che qua la maratona mi ha messo storto, per trasparenza i prodotti che ho ricevuto io verranno inviati a voi, dico io che cosa ne penso, dite voi che cosa ne pensate. Ah, più trasparente di così, ragazzi, che cosa dobbiamo? Mi devo mettere nuda? No, quando farò la pelle, quando mi leverò la pelle. Allora, la ditta in questione, io sinceramente non la conoscevo, vi direi una bugia. Si chiama Sonia Rovesti. È un brand totalmente italiano. Tra l'altro, la ragazza che mi ha contattato lavora in questi laboratori. È tutta contentamente super, super,
L'ho scelto io il profumo di questi prodotti. Ora, non avete idea della tortura proprio che sia avere quattro confezioni di cose nuove dentro uno scatolo in casa e non poterle aprire per sentire l'odore. Perché sceglierete voi i prodotti che volete, e quindi per una questione di igiene, di non lo so neanche io che cosa, non li ho aperti, ma per delicatezza nei vostri riguardi. Quindi, ma è una tortura non poterli aprire, quindi tragicomica, non lo so che profumo hanno queste cose, perché. Allora, io sono stati gentili, mi hanno detto che potevo scegliere io quello che potevo, cioè i premi, li potevo scegliere io, i prodotti per me e per voi. Per un attimo ho pensato di prendere, per esempio, due struccanti e due, che cosa ho preso? Due struccanti e due tonici, per esempio, in modo tale da avere uno struccante io e uno struccante la persona che deve provarlo. Poi ho detto no, effettivamente posso prendere quattro prodotti. Di questi quattro prodotti, due li tengo io, allora ve lo spiego in stampatello un attimo, sono quattro prodotti. Due li estraggo, quindi se ne vinceranno due, a due ragazze, quindi a una andrà una cosa, a una andrà un'altra cosa. Nel commento dovreste scrivere qual è il prodotto che tra i quattro preferite. Quindi io, per esempio, voglio il tonico, mi piacerebbe provare il tonico. Chi verrà sorteggiata? C'è scritto il tonico, per cui benissimo, ragazza, tu avrai il tonico. Il secondo commento riceverà quello che desidera. Nel momento in cui il secondo commento estratto ha la stessa preferenza del primo, contatto io in privato la ragazza che ha la stessa preferenza, quindi la seconda, chi arriva tardi, ma l'alloggia, e dico: no, guarda, quello lì già l'ha vinto un'altra ragazza, rimangono i tre premi. Cosa preferisci dei tre premi? Quindi ad ognuna andrà il prodotto che sceglierà. In questi giorni io spero di riuscire ad avere il tempo di andare a comprare delle mini jar, dei pot. Vorrei comprare tipo i kit da viaggio con i barattolini e le bottigliette, così che dei prodotti che rimangono a me, io ve ne possa dare un pochettino e quindi testare pure i prodotti che rimangono a me, in modo tale che alla fine chi vince, chi viene estratto, può avere il prodotto che ha scelto e due tester, perché alla fine mi dispiace, sono tester, ma li vorrei provare anch'io. Che ne pensate? Due tester dei prodotti che rimangono a me, in modo tale che possiamo avere una panoramica un pochettino più ampia e quindi il mio giudizio può incontrare o scontrare pure il vostro. È chiaro? Fin qua è chiaro? Quindi le regole le dico alla fine un attimo, perché ora che ci sto riuscendo a spiegarmi bene e continuo sull'onda, non me la faccio sfuggire. Ora io vi faccio vedere i prodotti, in modo tale che voi possiate tranquillamente dire: mi piacerebbe ricevere questo, mi piacerebbe ricevere quest'altro. La review, come vi ho detto, non è necessaria avere un canale. Se avete un canale, ben venga, facciamo un video insieme, lo editiamo in modo tale che appariamo entrambe. Ecco, se avete un canale. Se non avete un canale, non avete un blog, non scrivete per niente. Cioè, ragazze, di metodi di comunicare su per i, credete, cioè. Io 10 anni fa ci saremmo posti tutti il problema, ma sarebbe stato pure stupidino da parte mia proporvelo. Ma oggi ci sono milioni di metodi per comunicare che io veramente mi chiedo. Un'email, una telefonata. Se avete Voxer, andiamo con Voxer. Come si chiama? Non vi preoccupate, chattiamo. Ce la facciamo in qualche modo a comunicare, non vi preoccupate. Decidiamo insieme se fare una review, se chi se la sente può fare il video, chi non se la sente mi manda un'email e la leggerò io. Non vi preoccupate, mi metto sottofondo musicale e la leggo io. Don't worry, be happy, baby. Quindi, chi la vince è molto gradito, ma per una questione di trasparenza fare questo tipo di raffronto proprio. Quello che io voglio fare con questa tipologia di giveaway è: uno, io ho la fortuna, tra virgolette, ve lo ripeto, di ricevere gratuitamente dei prodotti. Sono stata chiamata, questa volta ho accettato perché mi è sembrata una ditta seria, non che gli altri non mi sono sembrati seri, ma credete, cioè io ho 1000 e passa iscritti e ricevo, non mi andava perché tante cose. Li potete provare pure voi, potete provarli pure voi. Quindi io veramente io spero che a qualcuno di voi è piaciuta l'iniziativa, altre no. E so benissimo che questo video riceverà un'altrettanta valanga di pollici in giù, perché non faccio giveaway gratuiti, Mac, lo so. Avete messo il pollice in giù, l'avete lasciato, vi siete soddisfatti, vi siete svuotati. Ciao. Anche a quelli che mettono come reazione cosa? Cosa? Ah, già, se tu non capisci niente, non è colpa mia. Beh.
Anyway, vi faccio vedere i prodotti. Allora, il primo che ho in mano. Il primo è una lozione struccante. Questo, ragazzi, mi incuriosisce da morire. Spero che non lo vinca nessuno. Allora, questo è una lozione struccante con amminoacidi da cocco e precursori all'acido ialluronico. Teoricamente senza risciacquo. Io sono una che risciacqua sempre in ogni caso. Questa è la confezione. Quindi, teoricamente non lo dovreste sciacquare. E teoricamente dovrebbe fare profumo di cocco, però non lo so. Quindi quella è lozione struccante. Quindi se volete lozione struccante, io voglio lozione struccante. Poi latte corpo. Questa è la bottiglietta del latte corpo. È idratante e tonificante con aloe vera estratto di... Un minuto perché devo capire pure... Iperico. È acido ialuronico, proprio ne ha naiosa di acido ialuronico a questo posto. Hanno, si fanno i gavettoni con l'acido ialuronico. Oh, mi trovo acido ialuronico! Io riempio il secchio di acido ialuronico e io lo metto sopra la porta. E quindi si prendono a secchiate. Comunque, questo è il latte corpo. Mi conviene sistemarle dopo le confezioni, un attimo. Ovviamente, io sono sempre molto ben organizzata. Poi... questo è il tonico, anche questo mi incuriosisce molto. Questo è, allora, senza alcol, lozione rinfrescante con acqua di Amamelis ed estratto di rusco e aloe vera. Perché non c'è l'acido ialluronico? Era finito a forza di farsi i gavettoni. Quindi questo è il tonico. Questa è la bottiglietta del tonico. Ovviamente nel box info vi lascio il link di questa ditta. Io ancora non li ho provati perché li voglio cominciare a provare nel momento in cui io so che voi avete ricevuto i pacchi, così cominciamo insieme. L'ultima è una crema mani con olio di argan ed estratto di mimosa tenui flora. Qua ho letto le istruzioni, sto dicendo le mestruazioni. Ho letto le istruzioni, si possono fare pure gli impacchi con la crema mani. Infatti, io ho pensato di mettere, se qualcuno vincesse, dovesse vincere questa qua, gli prendo pure i guantini, quelli Essence, quelli Lilla, sono troppo carini per fare gli impacco mani. Anche la ragazza dell'altra volta che ha vinto, cioè nel pacchetto c'era pure qualche altra cosa. Quindi avevo pensato tipo chi vince questa prendo pure i guantini per fare l'impacco, chi vince qualche altra cosa, insomma qualcosa da abbinare, ecco, ma poi quelli sono cavolacci miei, se lo faccio con chi lo faccio, sì, non vi interessa. Quindi come si partecipa a tutto sta Maradan? La cosa è, stavolta è studiata. Allora, io ho notato l'altra volta che c'è gente che non ha ben capito che devo lasciare un solo commento. Quindi io sono sempre per la va o la spacca, è sempre per una questione di trasparenza, tanto ormai non è più un segreto per nessuno. È ovvio che se un canale, se un video, scusatemi, riceve una quantità alta di pollici in su e di commenti, sale nelle classifiche e quindi di visualizzazioni. È ovvio questo, no, non vi sto svelando nessun segreto di Fatima, quindi cioè, lo sanno tutti ormai. Quindi a me non viene da dirvi, ragazze, mandate. Passo una mosca. Ma la. Svegliati, Annalisa. Non mi viene da dirvi, ragazze, massimo 7 commenti. No, ragazze, no. Io continuo a essere per la va o la spacca, quindi lasciate un commento. Chi ne sente la necessità di lasciarne più di uno, io vi dico massimo 3 commenti. Ma veramente, raga, io sono una, io sono proprio di carattere, io sono molto corretta di carattere. Mi piace la correttezza e la trasparenza, ma in tutto, anche nelle questioni futili e stupidine. Quindi io vi dico. Un commento massimo, chi ne sente la necessità di lasciarne 3, perché l'altra volta c'era gente che a propulsione ha cominciato a lasciare commenti. Nel commento dovreste scrivere: io preferirei gradire, cioè preferisco, vorrei provare lo struccante, mi piace la crema mani, mi piace questo, mi piace quell'altro. Quindi io sorteggerò i due, stavolta pubblicherò però il video con l'estrazione, già che qua la cosa è un po' più complessa rispetto al primo giveaway. La ragazza che vincerà, cioè la prima estratta vince quello che vince. La seconda, se ha una preferenza diversa, non ci siamo creati problemi. Se ha la stessa preferenza della prima, la contatto e mi dice cosa vuole in alternativa, a quello che già è stato assegnato. Spero di riuscire a trovare le confezioni per mandarvi i prodotti, un po' del prodotto che rimane a me. Le poste italiane per adesso sono galvanizzate, quindi le cose arrivano in tempo. Io non lo so, per adesso sono tutti frizzati, è Natale.
È vicino a Natale, nella speranza che il mese di dicembre non sia un problema con la spedizione dei pacchi. Comunque va bene così. Spero questa volta di essere stata capita. Spero. Diciamo che non mi sono spiegata io l'altra volta. Quindi pronti, partenza via, via al televoto e basta. Ecco. Non vi costringo a iscrivervi al mio canale, sono ancora io nella fase se volete iscrivetevi, non vi dico dovete essere iscritti al mio canale, se volete iscrivetevi, se volete mettete il pollice in giù, se volete, non so per quale motivo, mettete ne ho fatti di migliori, video preferiti, ma ne ho fatti di migliori. Fate quello che reputate opportuno. Di certo io gradirei che questi premi li vincesse qualcuno iscritto al mio canale, però se vi dovete iscrivere per il premio e poi disiscrivere dopo non mi piace, è proprio tristissima questa cosa, quindi fate sempre quello che reputate opportuno. Se volete iscrivetevi, se vi iscrivete benvenute! Non mi vesto sempre pitonata. Se non vi volete iscrivere e volete partecipare al vostro buon cuore, fate ciò che reputate opportuno. Quindi 15 minuti di giveaway, fantastico. Va bene, ho finito. Vi ho detto tutto. Provo a scrivere in italiano quello che ho cercato di dirvi in questo video. Ciao, e che le stelle siano con voi. Trovate, ve l'ho detto che vi metterò. Vabbè, cavoli miei, quello che metto nel box, no? Vabbè, ciao. Sembro ubriaca, ma non lo sono.